Allora, domanda o già un'intuizione? Affermazione. Affermazione. Una madre capisce di più la logica di Dio rispetto a un padre. Allora, per certi versi sì, e dopo lo dirò perché. Quando commenterò le parabole della misericordia, aggiungerò in un punto, là dove parlerò appunto delle viscere di misericordia, dove è vero questo. L'ho visto nelle mie alunne a Milano, così, cioè quando piange un bambino, di solito, noi maschietti, vabbè, diciamo, gli passerà. La mamma sente qualcosa, poi dipende da pianto a pianto, da situazione a situazione, però in genere si muove qualcosa dentro che noi maschietti, diciamo così, difficilmente capiamo, e questo c'è nella Bibbia. Dio di solito si lascia immaginare come padre, perché la cultura era ampiamente patriarcale, quindi tante immagini della Bibbia, per dire Dio, sono prese dall'immaginario paterno. Però ci sono dei passaggi bellissimi in cui Dio si lascia immaginare proprio come madre. E Gesù, che era Gesù, quando racconta la parabola del figlio prodigo, o meglio del padre misericordioso, dipinge quel padre come uomo, ma gli dà dei sentimenti femminili. Parla in greco di splagnizestai, verbo difficilissimo da pronunciare, che corrisponde all'ebraico raham. Viene tradotto di solito si commosse, provò compassione, patikon, ma in ebraico raham fa riferimento all'utero. Rahamim sono le viscere dell'utero, quindi Dio che è padre ama visceralmente, ha un amore, qui la traduzione è un po' scandalosa, Dio che è padre ha un amore uterino, cioè quando vede i suoi figli che soffrono sente dentro qualcosa, ma da dove lo scopriamo? Sì, questo c'è scritto nell'Antico Testamento, ma se andate a leggere i Vangeli vedete che Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, Gesù, che è la rivelazione ultima di Dio, il tutto, dicevo, nel frammento, quando vedeva la gente soffrire, sentiva questo. Quando vedeva i lebbrosi, quando vedeva questa gente che lo seguiva in capo al mondo, fin nel deserto, perché era il loro unico filo di speranza. Quando soprattutto vede quel corteo funebre nel villaggio di Nain e capisce che c'era una donna già vedova, già sbrecciata dalla vita, che aveva perso il suo unico figlio, lì si dice che Gesù provò viscere di misericordia, esplagniste. Ecco, quindi lui, che è la rivelazione ultima di Dio, provava questo amore materno. E allora sta questa intuizione. Anche se chi ha più ricevuto poi deve dare di più, Quindi chi è più vicino al sentire di Dio, deve amare di più come Dio. Lo dice il Vangelo.